Ah, ciao, siete qui. Vorrei fare questo tag concorso. Rispondo a questo tag concorso perché mi sembrava, diciamo, un modo carino per dire due stronzate, nel senso per così, mi sembrava un'idea carina. Non ho ancora un'idea precisa di quello che dirò in questo video. Il primo sarà un po' una cosa sconvolgente. Perlomeno, cioè, forse qualche ragazza dirà che schifo! Però penso che molte abbiano questa cosa qui. Io dico sì alle mutande da ciclo mestruale. Sì, perché alla fine, cioè, queste mutande ci salvano la vita, nel senso, sono giganti, le volte sono anche un po', come si dice, con la molla lenta, comodissime, però sono essenziali per una donna avere queste mutande da ciclo, belle compatte, belle morbide, ma nel contempo devono essere belle strette, insomma un po' sono speciali, rimangono nel cuore di ogni donna queste mutande da ciclo mestruale. Io dico sì alla seconda vita in The Sims 3, sì, perché alla fine tu ti fai la tua famigliona, ti fai i tuoi bei Sims, li fai copulare con tutti quanti, fai 12.000 figli. Diciamo che è bellissimo avere un'altra vita su The Sims 3, o The Sims 1 o 2, io dico il 3 perché è l'ultimo, diciamo The Sims. Perché alla fine, cioè, puoi essere quello che vuoi, puoi fare quello che vuoi, diventare quello che vuoi, aumentare così il tuo capitale con un semplice Motherlode. È veramente una figata. Il terzo, yes to, e quindi io dico sì agli ossi e giocattoli per animali e per cani, perché il mio cane, che sta qui adesso, sta buono buono, dorme, ma praticamente mi sganga di tutto. Cioè, le ferite che ho sulle mani sono le sue, perché ha preso come gioco le mie braccia, le mie dita, le mie mani, e mi sganga così, e io non sopporto quando fa così. E quindi viva i giocattoli per i cani, viva i calzini, viva le copertine, i polli finti, gli ossi. Quindi sì a tutto ciò. Io dico sì ad andare in bagno in due, cioè le donne devono andare in bagno in due perché è una cosa che ci caratterizza, cioè lasciatela stare questa cosa di andare in bagno in due, perché sì, perché alla fine ci saranno tanti motivi per cui noi andiamo in bagno in due. Uno può essere motivazione porta, cioè che non c'è la chiusura, non c'è la chiave, non c'è il chiavistello. Due, dobbiamo raccontarci i fatti, clou, diciamo, di quel momento, qualche cosa, non lo so, uno deve reggere la carta, deve reggere la borsa, ci sono tanti motivi, quindi non scassate l'anima e lasciateci andare in bagno in due. Ultima cosa, potrei dire sì al cibo, potrei dire sì al sesso, potrei dire sì a qualsiasi cosa, ma io dico sì, io dico sì al periodo adolescenziale, sì, perché alla fine diciamo sì, il periodo adolescenziale è difficile, non si capisce, ma chi l'ha detto? Cioè, nel senso, è bello alla fine avere tanta confusione in testa, avere tanti dubbi, non avere certezze, appunto,
non pensare al futuro, lasciarsi andare, fare le prime cazzate, divertirsi. Tante di quelle cose è il periodo adolescenziale che veramente io dico sì, cioè è una figata, io ormai sto in menopausa, ormai ho 27 anni, quindi l'ho passato da tantissimo tempo e tornerei indietro in quel periodo perché ho fatto tante di quelle cazzate, ma mi sono divertita da matti e vorrei rifarlo e veramente rifarei di tutto e di più, veramente. Ci penso e dico, avrei potuto fare veramente il triplo di casino e di esperienze. Un bacio a Chiara, un saluto alla mamma e al prossimo video. Ah no, scusa, sbagliato. Ciao ragazzi, ciao. Ah, continua a farmi le unghie. Che è meglio.